time you go, oh, oh, go, oh, go. We part with a letter, and it ends in my name. And it starts with forever, and it ends with a touch. Questa mostra omaggia il dialogo tra la memoria e l'immaginazione di un uomo che non è uno stilista ma un fotografo. Il fotografo è dentro lo stilista e la matrice di questa mostra è una matrice che si sviluppa secondo un'idea, che la meta di ogni uomo, di ogni donna, non è un luogo fisico ma un luogo interiore. Sono convinto che una moda che ritorni a fare i conti con la storia, con i simboli, con la seduzione, è una moda capace di offrire alla nostra vita un altro desiderio, un altro sogno, un'altra possibilità di raccontare un mondo diverso. Bastava essere un protagonista della moda, voleva spiegare che dentro la moda e dietro la moda c'è dell'altro, ed è quello che sempre sto sostenuto anch'io. Passare da una moda che guarda il prodotto a una moda che guarda il processo era il nostro obiettivo. E poi questo palazzo che ho voluto io fa dialogare la moda, i costumi, l'immagine, e questa mostra è esattamente la cifra di questo dialogo. È un palazzo di fine 600 che è nato da un anno, tuttavia con una nuova e diversa identità. La sua missione è appunto il dialogo tra l'antico, il moderno e il contemporaneo, questa contaminazione creativa che è capace di allargare lo sguardo dalla vista alla visione, l'udito dall'udito all'ascolto, e permette di dare una legittimazione culturale a molte attività degli stilisti e della moda. Saluto, e se è vero che la parola si incarna nell'uomo, l'immagine sempre di più è la bandiera degli uomini e delle donne liberi. Ma un visionario, direi. Che bella. Beh, sì, effettivamente mi piace essere chiamato più un visionario, anche se questa parola può sembrare leggermente folle, però sono un po' un visionario, perché io la vita, ho una visione della vita un po' visionaria. Deep undercover, you seem to be a... Nella moda sono conosciuto, in questa nuova mia presentazione vorrei essere un ragazzo che non si chiama Roberto Cavalli, giovane, giovanissimo, e essere riconosciuto per le proprie capacità e per un qualcosa che forse nel futuro potrà proiettare qualcosa di diverso. Come tuffarsi in qualcosa che Dio ci ha dato, e in fondo il mio è stato un viaggio dove ho fatto migliaia e migliaia e migliaia di foto, ma forse è stato anche un viaggio nella religione, perché l'ho trovato un viaggio nella vita e nella morte. Il nero non è assoluto, perché come sempre io abbino il nero a tutti i miei colori, a quei migliaia
milioni di colori che girano fra il bianco assoluto e il nero assoluto, per cui tanto il bianco che il nero fra i miei colori della mia fantasia acquisiscono delle nuance. I'm hungry for your lies, you scream and whisper. Un bacione enorme a Fashion TV e a Michelle Adams specialmente, che è un grande amico da troppi anni. Ciao.